La morale della favola è la seguente. Giocando 10 minuti in una partita perdi, perché al primo episodio negativo non hai più la forza di rialzarti. Era successo a Cremona prima della sosta ed è ricapitato a Venezia, dove il Cesena ha pensato soprattutto a non prenderle per 70 minuti, inaridendo le fonti del gioco dei lagunari, che infatti si rendono pericolosi solo con una punizione di Stulaz o, ad inizio ripresa, con la percussione di Falzerano e conclusione out, in quella che è la prima vera occasione dell'incontro. Anche il Venezia sta sulle sue, ma affonda il colpo al 71esimo e lo fa in maniera letale. Il lancio profondo di Domizzi innesca Geico. Scambio con Litteri, la difesa bianconera lascia a desiderare e lo spagnolo infila senza troppi affanni la porta di Foulignac. Il Cesena ci mette 10 minuti a metabolizzare la botta, ma si sveglia in tempo per mettere a ferro e a fuoco la retroguardia veneta. Sale allora in cattedra Audero, che compie una parata irreale su Moncini e poi, sul proseguimento dell'azione, disinnesca anche il colpo di testa di un Laribi perfettamente assistito da Doncor. Niente da fare anche per Vita, la cui battuta a rete in area di rigore è smorzata dalla difesa veneta. L'ultimo lampo è di Fazzi, gran sassata che Audero non trattiene, riprende Moncini che coglie il palo ma in posizione di offside. Finisce così 1-0 per il Venezia e al Cesena non resta che piangere lacrime amare sul latte versato.